nome che forse te lo darò. Pip 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 pip, che nome fa un po' ridere, ma voi riderete per quello che farò. E pip 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 pip, pip 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 pip, pip 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 pip, pip 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 pip. Questo è mio fratello Tommy e ha 9 anni. E questa è mia sorella Annika e ha appena 8 anni. Tommy? Annika! Su, svelti, altrimenti farete tardi a scuola. Questa è nostra madre. La, 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 la. E quello che sentite è nostro padre. Quante volte vi ho detto che non dovete scivolare sulla ringhiera, è pericoloso. Ma ormai siamo grandi, papà. E poi è da tanto che non lo facciamo più. Ah, e dovrei credervi? Meglio di no. Su, ragazzi, svelti. Andate, via. Ciao. Arrivederci. Ah, la cartella. Già. Ciao, mamma. Ciao, ciao, cara. Arrivederci, ragazzi. Su, via, lascia stare. Ecco, quella è la nostra casa. E un po' più in là, a soli pochi passi, c'è Villa Villa Colle. Nostro padre dice che quella villa l'ha comprata un capitano, che però non ci abita mai. È un vero peccato, perché è una casa così bella. C'è un grande giardino abbandonato dove si potrebbe giocare. Che bello se qualcuno ci venisse ad abitare. Eh sì, almeno ci sarebbero dei bambini. E così potremmo giocarci insieme, vero? Già, sarebbe proprio bello, peccato. Tutte le mattine io e Tommy dobbiamo metterci a correre, altrimenti facciamo tardi a scuola. C'è ancora molta strada. Prima viene il negozio del vecchio Johnson, il ciabattino. Dopo viene la pasticceria della signora Lindstrom, dove ci sono le cose più buone. Noi ci fermiamo sempre un po' a dare un'occhiata alle vetrine. E ci viene sempre l'acquolina in bocca. La nostra scuola è all'altro capo della città. E il tempo che noi perdiamo stando davanti al negozio di dolciumi, dobbiamo riacquistarlo correndo. Per fortuna la nostra città non è grande come Stoccolma, altrimenti arriveremmo sempre alla fine delle lezioni. Certo che un negozio di dolciumi sulla strada per la scuola è una vera cattiveria. E passarci davanti ogni mattina e non fermarsi è molto difficile. Nella nostra piccola città ci sono soltanto 2 poliziotti. Quello che siede al volante si chiama Kling e quello che gli sta accanto si chiama Klang. La nostra maestra dice che tutti e 2 bastano a mantenere l'ordine e la sicurezza nella nostra piccola città. Perché ci sono soltanto 2 vagabondi e si chiamano Carson e Bloom. Sono proprio simpatici quei 2 poliziotti, eh? Certo, fin quando se ne vanno in giro così per noi è sempre facile fuggire. Nella nostra piccola città abita anche zia Prusselius. È quasi come una maestra, però non di scuola. Lei si incarica soltanto di far giocare i bambini. Sì, e mette anche il naso nelle faccende che non la riguardano. Su, cantiamo tutti insieme, tutti insieme, tutti insieme. Su, cantiamo tutti insieme, tra la 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 la. Avanti, bambini, perché non cantate con me? È molto facile. Forza! Su, balliamo tutti insieme, tutti insieme, tutti insieme. Su, cantiamo tutti insieme, tra la 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 la. Ecco la campanella. Meno male che anche oggi siamo arrivati in tempo. Noi possiamo correre come lepri, ormai ci siamo abituati. Questa mattina, mentre noi eravamo a scuola, è successa una cosa un po' strana.
Lei dice una ragazzina con una scimmia e un cavallo? Sì, capitano, abita tutta sola a Villa Villa Colle. L'ho vista io, mi creda. Ah, ha fatto bene a dircelo. La manderemo via subito. Lei capisce, una ragazzina così non può vivere tutta sola a Villa Villa Colle. Hai sentito, Tommy, in quella villa abbandonata è andata ad abitarci una bambina. Sono proprio curioso di vederla. Quello. Andiamo, Tommy, ho un po' di paura. Ma va. Visto che qualcuno è venuto ad abitare qui, sono proprio curioso di sapere di chi si tratta. E poi non c'è alcun motivo di aver paura. Vieni a vedere, qui dentro c'è un animale spaventoso. Tommy, ma è solo una piccola scimmia e per di più anche molto simpatica. Se c'è la scimmia, allora dovrà esserci anche il padrone, no? Già, infatti hai sentito cosa ha detto zia Prusselius? Che qui ci abita una bambina tutta sola. Ehi, guarda! C'è anche un cavallo sulla veranda. Vogliamo entrare, Tommy? Adesso anch'io sono un po' curiosa. Però, credevo che questa casa fosse ridotta peggio. Sembra un po' strana. Ma va, che cosa ci trovi di strano? Guarda, la scimmia ha messo ad asciugare la biancheria. Io mi chiamo Pippi e voi due chi siete? Io mi chiamo Tommy. E io Annika. Dimmi un po', Pippi, perché dormi con i piedi sul cuscino? Te lo spiego subito. In Egitto tutta la gente dorme con i piedi sul cuscino e con la testa tra i piedi e dormono così profondamente che al mattino hanno bisogno del cannone per svegliarsi. E tu come fai a saperlo? Vuoi dire forse che sei stata in Egitto? Naturalmente, io sono stata in ogni parte del mondo. Dici davvero? Smettila, stai dicendo delle bugie. Sì, è vero, ho mentito. È terribile, ma è più forte di me. Non si devono dire le bugie, non lo sai? Eh sì, lo so che non è bello dire le bugie. Però ascolta bene, in Egitto la gente dice bugie dalla mattina alla sera. Cominciano di buon mattino a raccontarle, lo sapevi? Fino a quando non si fa notte e anche mentre dormono. E adesso che cosa mi dici? Ti dico che anche questa è una bugia. Senti, Pippi, a cosa ti serve una scimmia? Come si chiama? Si chiama signor Nilsson. E il cavallo?
Lui non ha un nome ben preciso, io lo chiamo semplicemente zietto. È così meraviglioso qui da Pippi. Nella villa Villa Colle si può fare tutto ciò che a casa è proibito. In ogni stanza c'è sempre qualcosa di nuovo. E questo è quello che noi abbiamo sempre desiderato. Fate attenzione, il primo che tocca per terra ha perso, d'accordo? Zia Prusselius ha detto ai poliziotti che Pipi abita tutta sola a Villa Villa Colle, ma non è vero, la scimmia e il cavallo vivono insieme a lei. Pipi, tu hai la mamma e il papà? Certo che li ho, solo che adesso non sono qui. Ma allora chi ti dice di andare a letto la sera? Nessuno. Io comincio con molta gentilezza a dirmi: Pippi, va a dormire. E se non mi do retta, mi dico con molta autorità: Pippi, va subito a letto. E allora sì che obbedisco. Prendo il pigiama e vado a letto. Avanti, entrate, entrate, nobile cavaliere. Ma, miei cari bambini, cosa significa tutto questo? Buongiorno, zia Prusselius. Buongiorno. Tommy, Annika, cosa state combinando? Noi stiamo giocando. Tu sei certamente la ragazzina che abita in questa villa. Ho già sentito parlare di te. No, non è vero. Io abito nella casa qui accanto, sa? Ho una camera mobiliata tutta per me. Quale casa? Qui non esiste nessuna casa accanto. Ah, davvero? Beh, io non sapevo cosa farmene di tanti mobili e allora un paio li ho buttati via. Dimmi un po', come ti chiami veramente? Mi chiamo Pippilotta, Virtualia, Rolgardinia, Succiamenta, Efrasilla, Calzelunghe, Pippi per gli amici. Mio padre è il re negro del paese di Takatuka e si chiama Efraim Calzelunghe. Prima di diventare re, lui era un capitano pirata molto cattivo. E tutti i marinai dicevano che era il terrore dei mari. E io mi chiamo zia Prusselius e sono venuta qui per aiutarti, mia piccola e cara Pippi. Su, vieni, vieni dalla zia. Perché vuoi aiutarmi? Perché tu non hai più i genitori, purtroppo. No, questo non è vero. Ah, sì? E dove sono andati? Mia madre è in cielo e mio padre nei mari del sud. Ascoltami, Pippi, tu sei sola e hai bisogno di qualcuno che possa occuparsi di te. No, no, grazie, io so guardarmi da sola. Mia cara, ma tu sei ancora molto piccola e non puoi restartene qui tutta sola. Sai, ho trovato un posto per te molto carino nel nostro asilo, Ma io ho già un posto carino. Ah, sì? Ce l'hai? E dove? Adesso vedrai. Ecco. Io sono una bambina e questa è la mia casa, ecco, non è un bel posto? Pippi, ordina immediatamente alla scimmia di andarsene. Svelta, Pippi, svelta! Signor Wilson! Mi sta rovinando tutto il vestito. Pippi, per amor del cielo, tu non puoi vivere qui sola. Devi venire via subito. Cerca di ragionare. Tu non hai soldi per vivere, mia cara. Questo lo dici tu. Guarda un po' quanti soldi. Guarda. A
ad ogni modo tu non puoi assolutamente abitare qui sola. E io mi occuperò di te. Arrivederci, zia Prusselius. Cerca di essere più buona, se no ti farò mangiare dalla mia scimmietta. Cosa le sarà successo? Ehi, ehi, capitano! Eccomi. Sì, ho sentito dire che le uova crude fanno bene ai capelli. Pippi, dove abitavi prima di venire qui? Io non ho abitato mai in nessun posto. Non hai mai avuto una casa? Sono stata sempre con mio padre in giro per il mondo. E dov'è adesso tuo padre? L'ultima volta una tempesta lo ha scaraventato in mare. Attenzione! E sapete cosa è successo? Ma sarà affogato. Ma va, tu non conosci mio padre. È bravissimo. Ora si trova nell'isola di Takatuka e ne è diventato il re. Ecco perché hai tante monete d'oro, non è vero? Venite, venite! Ora vi farò vedere tutte le cose che mi ha mandato. Quanti! Belli, vero? Che bei colori! E ora avanti, Tommy. Chiudi gli occhi. Dammi la mano, su. Coraggio, dai, tira. Ma che cos'è? Aspetta, adesso lo vedrai. Oh. Te lo regalo, Tommy. Me lo regali davvero, Pippi? Sul serio? E adesso una cosa per Annika. Chiudi gli occhi, su, svelta. Ecco, ora puoi guardare. Aprila. Su, aprila. Oh, com'è bello, Pippi. Scarpa salta in alto, scarpa salta su. Lascia il segno sull'asfalto. Ehi, ehi, cercate una bambina, ma non prendete me. Ce ne sono tante altre in giro poi. Ehi, ehi! Cercate una bambina, ma non prendete me. Ce ne sono tante altre in giro poi. Ehi, ehi! Guarda chi si vede. A me i poliziotti piacciono moltissimo, come un dolce di ciliegia amare. Sei tu, Pippi Calzelunghe? Certo, che cosa dovrei essere, se no? La regina delle arance, forse? Cosa dici? Oh, non sta bene che una bambina come te sia così sfacciata, capito? Noi ora dobbiamo prenderti e portarti all'asilo. Sì. Qui nella villa io voglio restar, non rinuncerò alla libertà! Fermati! Pippi Calzelunghe, non fare la birichina. Vedrai che l'asilo ti piacerà sicuramente. All'asilo è possibile portare anche il cavallo. Il cavallo! E che altro? La mia scimmietta. Ora smettila, eh? Non puoi portare né il cavallo né la scimmia. Allora dite a zia Prusselius che le mando un bel saluto e che per il suo asilo vada a cercarsi qualche altro, perché io non ne ho nessuna voglia. Senti, Clank, dobbiamo prendere assolutamente quel diavoletto. Io vado di qua, tu vai di là. Bene. Tante altre in giro poi. Ehi, ehi!
Ehi, forte, Clam! Aspetta, aspetta che ti acchiappo! Oi, che diavoletto! Ehi, ragazzi, sono qui! Senti un po', Pippi, per l'amor del cielo, non essere così sciocca. Tu non puoi immaginare come si stia bene nel nostro asilo. È la verità, e potrai anche andare a scuola. Certo! Andare a scuola? Sì, così potrai imparare a leggere, a scrivere, a moltiplicare, eccetera, e poi anche a dipingere. Grazie, ma sto bene anche senza moltiplicazioni e senza pittura. No, non è per me. No, Clang, così non va. Dobbiamo prenderla. Va bene. Niente paura, non è pericoloso. Non è pericoloso? E se ti prendo, te lo faccio vedere io. Piano, fa attenzione! Aspettami, Kling, non lasciarmi solo. Aiuto! Guarda tu come si scivola! Non ne posso più! Aiutami, Clang! Aspetta, adesso vengo. Eccomi, Che cosa aspetti, Kling? Prendila. Non mi prenderete. E non spingere. Vedo, sii più agile, Kling. Prendila. Su. No, no, che la grondaia non regge. Cosa fai? Sei impazzita. Torna immediatamente su. Fermati. Santi numi, è precipitata. Guarda, eccola lì! Cosa? È ancora viva? Su, Pippi, su, avvicina la scala! Ehi, hai sentito? Marmotta sfacciata! Perché siete così nervosi? Non è forse un bel gioco? Cosa dici? Clint, torni indietro! Ti stai allungando sempre di più! Vi aspetto, venite giù! Lascia immediatamente la scala, hai capito? Prima mi dovete promettere che lascerete in pace Pippi. Siamo intesi? E va bene, cara Pippi. Ma ora lascia stare la scala, eh? Bene, adesso lo deve dire anche il tuo amico. Sì, te lo prometto anch'io, Pippi. È finita. Come è finita? Io pensavo che ricominciasse la caccia. Basta, basta. Cosa? Ehi, ma cosa stai facendo? Lasciaci! Fermati! Noi siamo due agenti di polizia, lasciami sai? Stare subito, sai? Mancare di rispetto alle forze dell'ordine! Come ti permetti? Impertinente, mettici giù! Presto, venite! Svelto, andiamocene via di qui! Presto, prendi il volante che ci penso io! Bene! Svelto che arriva! Dai, dai, svelto, dai gas! Sì. Su, su, sbrigati! Sì. Sbrigati, fa presto! Via! Più gas, più gas! Ma più di così non è possibile! Dai, sbrigati! Ma non va! Non ha ingranato la marcia! Ma certo, la marcia è ingranata! Allora parti! E come? Lo vedi che non funziona? Ma deve andare, per pacco! Si deve essere rotto qualcosa! Premi l'acceleratore! Non lo vedi che ho il piede di fuori? Ma è infilato la chiave, buono a nulla! E come? Altro che! Altrimenti il motore come si sarebbe acceso? Guarda se dipende dal carburatore! Fai qualcosa, per pacco! Ehi! Ehi, aspetta! Cosa fai? Ferma! Ferma! Fermati! Non puoi lasciarmi qui! Vigliacco! Vigliacco traditore! Ti denuncio! Ti faccio processare!
mai creduto che Pippi fosse così forte. Sì, imparate anche voi.